Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraco, se preferite benvenuti allo speciale dei 500 iscritti. Luce bassissima, sono in auto in direzione Bologna, luogo in cui si svolgerà questo speciale, quindi speciale in trasferta. Qua c'è la mia ragazza, saluta. Yeah. Spero che l'abbia sentita, ha fatto un bellissimo yeah! Quindi, su cosa vergerà questo speciale? Sorpresa, guardate il video e lo scoprirete. Molti di voi lo sapranno già, basterà vedere qualche mio video precedente per sapere cosa farò. Innanzitutto, in questa parte introduttiva, ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato fino adesso, quindi tutti voi iscritti, tutti quelli che mi supportano anche nel privato. Ringrazio Feliciano, Sara, la mia ragazza qua che mi sopporta e io sopporto lei, Priscilla Primula Mezzopelo, che in realtà è diventato la mascotte del mondo, gli admin del sito, Nicolò, Alessandro, Riccardo, il Sommo Lemmo, Francesco, poi gli altri miei amici con cui parlo ogni giorno nei gruppi, Adriano, Domenico e gli altri, Francesco la gatta, che se non lo cito mi tira in giudizio, Francesco Aliperti, Xerox, tutti quanti, tutti di più. Se dovessi citarvi tutti soltanto così a nome, figuratevi. Marcel, quasi, ma sono troppi. Angelo, troppa gente. Nel caso volete essere salutati, scrivetelo in un commento, cercherò di ricordarmelo in un video futuro. Comunque, tendo a ringraziare tutti voi e ringrazio anche Blaziken, perché tecnicamente gli ultimi 60-70 iscritti penso siano arrivati dal video in cui, almeno in parte, dal video in cui lui mi ha citato. Lo ringrazio. Se guardi questo video, presto ci sentiremo per iniziare a prepararci bene ai 25 stamina, quindi tieniti pronto, è ancora prima per il torneo. Detto questo, direi che questa prima parte del video finisce, ci si ribecca già dentro al gioco che faremo. Come sapete, quando ci sono questi video speciali dei 100, 250, 500, non tratto Dokkan, tratto tutt'altro. Oggi non tratterò solo un gioco, ma farò anche una mini recensione su quello che sto pensando di questo gioco e tutto. Sarà un qualcosa di particolare. Forse ogni tanto sul canale delle recensioni ci saranno, nei momenti liberi, quando mai esistono i momenti liberi. E comunque vi ringrazio per aver aperto questo video e ci si vede tra pochissimo. Ed eccoci qua al video vero e proprio dei 500, per iniziare dei 500 iscritti, ovvero una mia rapida analisi Pokémon Go, sperando funzioni, perché... Anzi, scusa un ovetto, ottimo. Ottimo, sperando funzioni, perché mi sta dando qualche piccolo problema, Tipo te che non ti vuoi muovere, né qualsiasi altra cosa. Sperando non ci siano codesti problemi. Parliamo un pochino del gioco mentre sono a farmi un giro per le strade di Bologna, mia città, come sapete, come ho detto prima, città natale. Allora, Pokémon Go attualmente è un gioco ancora molto in fase embrionale, siamo sinceri. Un Rattata che non catturerò. Molto, molto, molto in fase embrionale, siamo messi molto male, a dir la verità. Direi che è un pochino una cazzata averlo già fatto uscire. Le motivazioni per cui l'avranno fatto uscire saranno dei tempi stretti di pubblicazione, in pratica gli avranno obbligati a dire: abbiamo annunciato, fate uscire o sono cazzi nostri. Ecco, la Niantic, poverella, è stata costretta a far uscire un gioco altamente incompleto. Non sto parlando di un gioco incompleto poco, ma incompleto bello bello peso. Di qua, Butch. Come dicevo, un gioco molto incompleto, con ancora funzioni non completamente fatte bene. Però anche a questa fase è abbastanza giocabile. Qua non sto capendo bene o male perché mi si sta muovendo così di merda il personaggio, perché non dovremmo essere in questa via. Non dovremmo essere per niente al mondo in questa via. Vuoi provare una cosa? Infatti c'è qualche piccolo problema. Ti si è schiuso un ovetto? Cacaruccio. Ottimo. Ok, mi ha dato preso. Però mi sta dando qualche leggero problema di
Boh, andremo a vedere ora camminando se questo problema. Mi fai vedere un attimo la tua mappa com'è messa, per piacere. Io non ho professore. Ah, bene, sei messa. Ah, no, probabilmente siamo in una zona. Ah, ok, no, allora non è Pokémon Go che segna male. Ottimo. Allora, iniziamo a parlare un pochino delle cose importanti Pokémon Go, dei piccoli trucchetti che non ho scoperto io naturalmente, ma che semplicemente ho imparato in questo periodo. Prima cosa, mai sprecare oggetti. Sprecare oggetti in Pokémon Go è abbastanza la peggior cosa che possiate fare. In quanto sono rari, molti oggetti sono rari, soprattutto i Fortunuovi, gli Aromi, i moduli Esca. Tutta roba abbastanza rara che. Oh, ciao Meo. Tutta roba abbastanza rara che non è consigliabile buttare. Assolutamente, anzi, il consiglio è quello di tenervi tutti questi oggetti da parte per occasioni speciali. Ad esempio, gli aromi utilizzateli quando per caso avete degli amici, siete tra due Pokéstop con dentro un modulo Esca per aumentare a livelli imbarazzanti il quantitativo di cose che potrete trovare. I Fortunuovi invece vi consiglio di utilizzarli soprattutto quando avrete catturato un numero alto, alto di Pokémon. Vi consiglio il metodo dei Pidgey, per chi non lo conosce, catturate centinaia di Pidgey, poi fate in modo che tutti quei Pidgey si possano evolvere, Fortunuovo, evolvete tutto, salite di anche 2 o 4, 5 livelli in base al vostro livello. È di sicuro la cosa migliore che possiate fare. Quello è il consiglio primario. Poi pensiamo a qualche altro consiglio riguardante il gioco. Molti miei amici hanno avuto sempre la domanda: meglio, ci sei? Meglio evolvere, meglio potenziare? Ho cercato abbastanza nei forum, mi sono informato naturalmente pesantemente prima di fare questo video, dato per riuscire a dare alcune informazioni. È inutile utilizzare polvere di stelle per potenziare i propri Pokémon. Totalmente inutile. A meno che non siete di livello 30. Questo perché? Perché voi vedete che più siete di livello, più appaiono Pokémon forti. Questo penso che l'abbiate capito tutti. Questo terminerà attualmente a livello 30. Ovvero voi arrivate a livello 30, da livello 30 a livello 40, che è il massimo, i Pokémon saranno sempre in un range determinato di punti. Ergo, a quel punto potete sprecare quello che volete a cercare di potenziarli. Prima del 30 è sprecato. PG per la strategia della cattura di PG. Sì, comunque c'è qualche problema per lo sfondo. Ah no, probabilmente è così perché sto registrando. È così perché sto registrando, quindi forse i problemi sono a causa quello. Quindi, questi sono i consigli base su Pokémon Go. Non potenziare i vostri Pokémon, evolveteli quando volete, non è un problema. Ma non potenziateli, non sprecate Stardust. Zubat manco morto. Zubat manco morto. E fate così, Pokémon più comuni, scegliete con cura quale iniziare a farmarvi altro. Zubat costa 25 caramelle evolverlo. Ci vuole il doppio di un Pokémon normale, quindi è uno spreco in realtà. Mirate a Pidgey, Caterpie, Weedle per essere in fretta di livello. Dopodiché, qualche altro consiglio. Un consiglio che esce fuori da Pokémon Go, però, ovvero Pokevision. Chi di voi non lo conosca, ok, entri in Pokevision per piacere. Ah, che culo. Vabbè, in manutenzione. Abbiamo avuto un attimo di sfiga, ragazzi. Pokevision è in pratica un programma, un sito più che un programma, un sito chiamiamolo, che vi mostra un GPS. Ah, hai trovato un avocado, ok. Che vi mostra la mappa, come vedete in Pokémon Go, con già i punti di spawn di alcuni Pokémon. Non tutti, ma una buona parte ci sono. Potete metterla via, potete metterla dove volete, vedete tutti gli spawn dei Pokémon con anche il tempo in cui despawnano. Quindi col tempo in cui se ne vanno, utilissimo naturalmente,
penso che sia una di quelle cose che conviene a tutti avere, utilizzare, se si vuole giocare davvero bene a questo gioco. Quindi utilizzate un sito gratuito, ci andate mentre giocate, tenete d'occhio, potete fare una ricerca ogni 30 secondi, purtroppo naturalmente, non essendo la cosa tanto giusta, tra virgolette, è molto spesso in manutenzione per risolvere bug e altro. Ma mi confido nel fatto che presto non sarà più in manutenzione e diventerà una cosa abbastanza più stabile. Ed è utile, è molto utile, vi permette di sapere dove andare, soprattutto se abitate in città grandi, eventualmente come Bologna. Ergo, è abbastanza utile. Poi, qualche altro... pratica che ancora mi manca. Sì, non sono di livello altissimo, non ho molto tempo per andare fuori a giocare. E dove abito io? Se trovi una cosa decente, hai fortuna, hai molta fortuna. Per cui va molto 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 a culo, che in realtà un po' tutto il gioco va a culo, come dicevo all'inizio. Infatti è un gioco che ha ancora molte cose da migliorare, ma molte molte molte. Il combattimento non ha senso, è un tap 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 tap, tieni premuto tap 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 tap. Non è un combattimento Pokémon, però posso capire che non potevano fare il combattimento reale, perché altrimenti usciva fuori una cosa complicata e non l'ha portati tutti, ma così si esagera. E poi è pieno di bug. Un esempio, le tre orme che potete vedere. Quello è un bug, in realtà i Pokémon dovrebbero avere meno di tre orme in base alla vicinanza. I server ballerini, altra roba. Si formano gli Spearow a Bologna. Sì, poi un altro bug che non mi sta accadendo, che a volte ti prende la palla curva e sono casini. Non ti prendo se sono così, testolina. Andiamo su. Cosa c'è? Andiamo. Non mi stare davanti, c'è un pollice. Infatti ti sto dietro, così non ci sono problemi, vai. Ma non ci sono problemi, vai. Ai, è timida. Vai avanti a me, così non ci sono problemi. Signor onnipotente. Sì, è pesante. È pesante e petulante. Però le voglio bene. Che ci si può fare? Non te li scegli alla fin fine. Questo direi che attualmente è tutto. Questo non voleva essere un video chissà quanto lungo, chissà con che spiegone o altro. Era solo una piccola passeggiata, almeno questa prima parte, perché probabilmente appena arrivo in zone magari un pochino più popolate di Pokémon interessanti riapro il video. Però non ho idea, non so se qua finisce, qua non finisce. Andrà molto a parole mentali, cosa troviamo in questa passeggiata a Bologna e tutto. Sì, questo è il... detta brevemente cosa penso quindi di Pokémon Go. È un gioco che ha del potenziale, ma è molto lontano da riuscirci. Siamo alla 0.29 come release, neanche all'1.0. Quindi per cui bisogna sperare in un miglioramento effettivo molto più ingente di quello che è adesso. Se poi arriveremo a tale miglioramento, diventerà un gioco che potrà essere molto più apprezzato. La mia speranza è che accada in fretta, perché il tempo è tiranno, più ci mettono a migliorare queste cose, a mettere a posto soprattutto queste cose, più il gioco rischierà un collasso su se stesso. Attualmente, su una valutazione solita mia di 7 sfere del drago, si becca un 3,5. Gli do un 5, non è ancora sufficiente secondo me il gioco, sono gentile a dargli il 3,5 perché meriterebbe anche meno, però voglio essere gentile. PG. No, Spearow. Si farmano Spearow. Meriterebbe anche meno, purtroppo. Ci sono ancora troppe cose che mancano, un vero PvP tra giocatori, lo scambio. Vabbè, per adesso è tutto. Non so se il video continuerà dopo questo messaggio, quindi nel caso vi ringrazio ancora come all'inizio. Se continuerà, ci vediamo tra poco, altrimenti al prossimo video. Non so se porterò altra roba di Go, potrebbe essere, potrebbe non essere, ditemi voi, e se devo portare qualcosa, cosa devo portare.
Sono a metà del livello 11. Detto questo, alla prossima ragazzi.